Ciao a tutti, benvenuti nella nuova puntata di Inside the Game. Oggi come ospite speciale abbiamo Davide Fasola che giocherà con Nvidia Shield perché Ma se il qui non gioco ci è piace. powered by AMD. Fa niente, noi facciamo smarchettate, quindi usiamo Nvidia anche quando tu stai usando Vabbè, per la AMD. par condicio. Giustamente. Alien Isolation è uno dei giochi più riusciti dell'ultimo periodo, cioè offre la possibilità di rivivere l'esperienza del primo storico film di Alien all'interno di un contesto, come vedete, abbastanza retro e vintage. Diciamo che il senso degli anni 80 è ben trasferito appunto non solo dai terminali che ci capita di incontrare durante il gioco, ma anche dalla stessa grafica, dalle stesse location e anche dal carattere usato per l'interfaccia. Dobbiamo affrontare un solo xenomorfo oltre degli androidi e degli umani che però vanno affrontati in maniera stealth. Sostanzialmente appunto si cerca di ripristinare il fascino del primo storico film diretto da Ridley Scott e quindi abbiamo un'atmosfera molto carica di tensione che appunto mira a incutere timore nel giocatore, appunto nel tentativo di schivare il più possibile la presenza dell'alieno. Noi abbiamo il classico rilevatore di movimento, che infatti in questo momento ha cominciato a bippare, che ci dà una mano sul capire dov'è la posizione appunto dello xenomorfo. Se lui ci incontra, chiaramente ci uccide praticamente istantaneamente, non abbiamo più risorse per poterlo contrastare. Come vedete, il gioco offre una grafica abbastanza spartana, molto pulita ma spartana, è sviluppato da The Creative Assembly, una software house che ha sede a Horsham in Inghilterra, e la cui PR, caro Fasola, secondo il mio modesto parere, è la PR più figa della storia delle PR. Poi te la faccio vedere su Ancora non me l'hai Facebook. fatta conoscere. Non te la posso far conoscere perché è inglese. Ah, E ti ho ok. detto, sta a Orsha, ma allora non ascolti quello che cosa Ma stai noi facendo? parliamo. Io sto giocando, intanto gioco a A che gioco stai giocando? Real Racing, ma non si capisce un tubo perché non si può accelerare, non si può fare niente. Puoi solo ritirarti o riprendere. Non parlare male dello Shield. Sì, ma io non posso giocare col touch sullo shield quando ho il controller fatto apposta, no? E allora gioco con lo Shield tablet. Funziona. Allora, dobbiamo raggiungere praticamente la sala studio degli androidi dove troveremo questo kit medico. Credo che la cosa più conveniente sia andare da quella parte. Sto giocando molto velocemente. Vedete che ci sono tanti personaggi che si trovano nella posizione lì a sinistra. L'alieno può attaccare gli altri esseri umani presenti nel gioco. Vedete che sono allertati. Probabilmente c'è stato già anche un Ma questo contatto. è Superman. Sì, ma Superman non può morire, mentre questo è già morto. Ma no, l'attore che faceva Superman. Stava in Ecco, carrozzella vedete che pure lui. mi hanno visto, cioè non posso affrontarli direttamente, mi ucciderebbero, quindi devo cercare di aggirarli in qualche modo, cosa non semplice perché io proprio devo andare di là, eccolo. Mi sembri Hitman, da dietro. Ce l'hai la corda di violino per ammazzarlo? Però posso fare una cosa più bella. Vedi, guarda, ti guarda. Questo fa male però. Non puoi prendere la pistola? Il tonfa elettrico è un'arma che funziona particolarmente bene contro i sintetici, mentre contro gli umani lei la usa in questo modo. No, Ma ci sta penetrando. Ci ha un penetrato. disastro. Sì, ma non deve essere bello essere penetrati da uno xenomorfo, non so che cosa nasce, no, ancora continua, si sta divertendo proprio. Allora, avevo quel tonfa elettrico che praticamente è particolarmente efficace contro gli androidi, ma poco con gli umani. Praticamente se lo usate con gli umani vedete che cosa succede, cioè lei fa molta violenza in quel modo. Alien Isolation ha tutto un sistema di crafting degli oggetti che ricorda il vecchio System Shock 2. Sostanzialmente la nostra Amanda può costruire
gli oggetti che avete visto mettendo insieme delle parti come il detonatore, il sensore, la colla. Praticamente MacGyver. Sì, una cosa del genere. La parte di crafting è molto importante perché senza quegli oggetti chiaramente l'unica altra possibilità è dribblare tutte le altre minacce. Non ho preso la tessera. Bisogna stare attenti, io sto giocando velocemente senza monitorare costantemente la posizione dello xenomorfo, che invece è una cosa che bisogna fare perché il codice lo Ma so questo è il perché. PIN del tuo cellulare. Sì, ma lo so non solo per quello, ma perché l'ho cercato su internet. Sei una bestia. Sì. E come faresti altrimenti a trovarlo sto codice? No, bisogna andare a cercare in quei terminali che ti ho fatto vedere prima. Ma se, cioè, è uno dei giochi più apprezzati di questo periodo. Allora, questa Mamma parte è mia. particolarmente Pensa agli difficile altri come perché sono. c'è lo xenomorfo e l'altro. Cioè, è un bel gioco perché fa molta paura, però vedete che è realizzato in maniera spartana in alcuni elementi. Per esempio, l'intelligenza artificiale sia degli umani sia degli androidi non è particolarmente accurata. Ma tira fuori quel coso lì che hai tirato fuori prima. Che cos'è quel coso lì? Quel coso lì verde, la mappa. È il Pokédex questo. Questo è il rilevatore di movimento famosissimo in tutti gli alien. Oh. Allora, non ci facciamo vedere degli Quindi non ci umani. sono i Pokémon. In alien credo che è difficile trovare un Pokémon. C'è uno xenomorfo, non so se può essere considerato della stessa famiglia dei Non lo Pokémon. so, ma la puoi catturare con la Pokéball? Lo xenomorfo non puoi fare niente, lo devi soltanto evitare. Allora non mi piace questo gioco. Ecco, dobbiamo trovare il kit medico, potrebbe essere in ognuna di queste stanze, contando, vedete che lì fuori c'è un casino. Lei si può nascondere anche sotto i tavoli, lo xenomorfo incredibilmente non la vede, e anche negli armadietti. Infatti il gioco è molto criticato su internet perché hai poche possibilità per evitare lo xenomorfo e nascondersi sempre in questi cacchio di armadietti non è proprio È troppo la cosa più ripetitivo. divertente. Sì, è ripetitivo e hai poche possibilità, poche armi a tua disposizione per evitare lo xenomorfo. Va Controlla, bene, va controlla bene che qui. non affrontarlo direttamente e quindi avere un'esperienza completamente stealth, però potevi avere anche più possibilità di interazione. Terminali sono veramente computer. Con una Cose grafica dell'anteguerra questi. proprio allucinante, ma perché negli anteguerra c'erano già i computer? È un X86 questa cosa qua. Là fuori sta succedendo un casino incredibile. Niente, ah, forse è questo? Cos'è qualcosa? Cerca il kit medico nella sala studio Android. Io credo che la sala. Ah, vedi? L'abbiamo trovato, era quello. Adesso accedi alla reception del centro medico, vediamo dove. Cioè, lontanissima. Però vabbè, facciamo vedere soltanto un obiettivo in realtà, perché se facciamo un video troppo lungo poi Dorin Si si arrabbia? secca. Cioè, facciamo un altro minuto, vediamo se riusciamo Ve lo dico io, vediamo se arriviamo a sta reception in poche parole. No, vediamo se riusciamo Visto a che lui si vedere lo intrippa. xenomorfo. No, perché non, il cervello non ce la fa contemporaneamente a parlare e a giocare. Giusto. Il multitasking non fa per te. Sì, ma credo che il multitasking non esista nell'essere umano, è una cosa dei computer. Comunque no, nota anche l'abilità C'era nel. qualcuno di là. Quelli di prima. L'abilità col mouse, la mia velocità è proprio da giocatore professionista Ecco, di. arriva. Ma già è tutto buio, arriva, te lo dico io. Non c'è niente. Notate Eccolo. anche l'effetto di depth of field, T'ho visto, cacchio. te l'ho detto io, stai attento. Possiamo nasconderci, aspetta, vediamo dov'è. Facciamo vedere gli armadietti, va. Vediamo se riusciamo a. Perché poi tu più stai nell'armadietto e più lui in qualche modo ti vede. Cioè, guarda questa combinazione di tasti che è per scoprire la prima volta, veramente. Perché se tu stai così non puoi vedere il coso. Cioè, non lo vedi completamente, sembrava un bug. Invece fai S, lei si ritira e lo vedi meglio. Comunque niente, lo xenomorfo non c'è. Mo esci, t'ammazza. Cioè, questo video secondo te diventerà più famoso di quello di PewDiePie? Sai chi è PewDiePie? No. Quello youtuber che prende 4 milioni di dollari l'anno. Noi quando prendiamo?
Io al mese li prendo quei soldi, cioè a me quello mi fa una ricca pippa. Veramente? Lui ce l'ha la Ferrari nuova F60 Sì, anch'io ce l'ho, l'ho America. sbloccata ieri ad Assetto Corsa. Anzi, Bravo. no, era sbloccata di default. Siamo talmente barboni che non possiamo comprarci neanche le patch di Assetto Corsa, per cui pensa Ma come? I te. nostri lettori credono che siamo pagati da tutte le società che ci danno una marea di soldi per Ma parlare bene dei effettivamente. prodotti. Pensano che siamo ricchissimi. Mi invito tutti nella mia villa d'Arcore. Veramente? Sì. Ma Perché perché ti sei comprato una villa vicino a quella di Berlusconi? è il press, lui è il press, per cui devo andare ogni tanto a fargli compagnia. No, Lo uccidiamo? no, che fai casino arriva l'alieno. Oh, finalmente ha capito una meccanica di gioco. E allora questi video hanno un senso. Sì, fare capire a me come funzionano i giochi. Ma te li sei visti gli altri che ho fatto? Manco uno. Ma perché mi devi far sprecare tempo? Tra l'altro devo impaginare pure l'articolo del G-Sync, che è una delle cose più importanti della storia E tra del... l'altro ieri in 5 minuti all'evento Asus mi hanno fatto capire come funziona meglio di te in 14 ore di Io sto video. scrivendo un articolo di non si capisce quante migliaia di caratteri. Qua mi sa che dobbiamo sistemare questo robo perché dobbiamo passare di qua. Però, sì. No, Non ce l'hai la chiave? dobbiamo. Sì. No, in realtà è. Cioè, noi siamo arrivati nell'obiettivo della missione. Però, adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Esplora il centro. No. Avvia la procedura di evacuazione. Non so come si fa. Chiaramente sbloccare Di questo. solito se fumi nei bagni degli aerei funziona. Prova ad andare a fumare Ma in non un siamo in un bagno. aereo e non c'è un bagno. Però effettivamente siamo in una base spaziale ai confini dello spazio, Hai quindi visto? dovrebbe esserci un bagno. Quelli non sono gli alieni. Quel coso lì sta venendo però. Ci sono Ora, effettivamente tanti entrano tutti. personaggi. Guarda che c'hai. Porco. Oh oh. C'è da notare anche la Ma è reattività di talmente questi babbo che tizi. non ti vede? O è talmente scemo che. Vediamo che succede Ecco, è così. già fuori dalla porta il nemico. No! Io te l'ho Aiuto, detto. aiuto! È sparito. Ma è cieco! Come fa da. No, eccolo, Eccolo. eccolo, eccolo. Ah, poi puoi anche col tasto destro trattenere il respiro. Ma Cioè, muore dopo devi un po'. trattenere il respiro. Guarda che combinazione di pulsanti. Vediamo se non ci vede. Questo è un momento di estrema concitazione. Aspetta, sta vedendo il cadavere. Sì, Ma si effettivamente può mangiare non. anche i cadaveri? Guarda, arriva. Sì, ma sei, c'è proprio una bestia. Morti, niente. Spero che possa essere di qualche tipo di utilità il video che abbiamo fatto. Almeno abbiamo fatto vedere come funziona il gioco. Abbiamo spiegato le caratteristiche Sì, ma principali. proprio dei newbie non ce la fanno a sbloccare questi tuoi Si obiettivi. tratta di una sorta di continua caccia del gatto e del topo lì, come si dice. Tom e Jerry. Sì, è una cosa del Però genere. perde sempre Tom in questi cacchio di cose, invece qui è Jerry che la piglia sempre. Vabbè, quello che è all'interno di un contesto che mette molta paura al giocatore, anche se chiaramente non è rifinito come altri giochi AAA, perché è quasi più un gioco indipendente. Qualche problema a livello di intelligenza artificiale e come possibilità di interazione con lo scenario che sono forse limitate rispetto a quello che poteva essere, però è un gioco di grande fascino che consigliamo a tutti, anche perché appunto mette questa paura incredibile. Guarda, c'è proprio venuto i brividi. Sì, e poi chiaramente consigliato soprattutto agli amanti dello stealth, dovresti essere uno della Io categoria sono un perché amante tu sei di uno appassionato stealth solo, di Hitman, uno. però non ha giocato neanche l'ultimo capitolo. Comunque, detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Live Gameplay. Ciao a tutti!